Parola a te, tu sei brevissimo di solito, un minuto in più. Oggi puoi spiegarci. Non so più che dire, se devo essere onesto. Nel modo, ho un problema, lo sapete, e finora sono andato avanti, però ho già quasi 80 anni, non penso che duri ancora tanto. Sembra di aver trovato una soluzione. Ci spero, speriamo. La Sarzana, loro si conoscono per la Sarzana, insomma 20 anni, no, non è un altro, c'è poi da quell'età, due donne, è già 10 anni che viene tutti i festivi, deve già rivestire, e già altre, ha due figli, l'università, il marito, eccetera, per lei si trova sempre il tempo per venire a vestire. Come si chiama? Si chiama Lucia. Rosanna invece tutti i giorni viene. Rosanna avete vicino, questa invece avete lontano. No, infatti è questo che mi dà anche la forza di andare avanti, credo che della gente, è tutto così, che gente lasciatamente, diciamo, è un aiuto. Solo che sono persone di fede, molto, però ce ne sono poche. Però anche chi non ha la fede, secondo me, può dare una mano. Di solito sono quelle. Di solito sono quelle. Sì, perché credono è una fortuna. Però il nostro invito è anche a chi non ha fede, mai di buona intenzione, che possa aiutare. Io adesso vi leggo la lettera dell'onorevole Roccella, che è indirizzata a oggi il presidente dell'associazione Insieme a Prezzestina. Caro presidente Poggio, oggi purtroppo urgenti impegni parlamentari sopravvenuti non mi consentono di essere con voi oggi. Mi dispiace moltissimo, desidero comunque ringraziarla per il suo gentile invito, soprattutto per il grande lavoro svolto dall'associazione Insieme a Prezzestina Onlus, che permetterà a Cristina e al suo papà di entrare a breve in un appartamento pensato appositamente per le sue esigenze. Credo che questo sia un risultato veramente importante, che dimostra come sia possibile la presa in carico personalizzata per ogni paziente e quanto sia essenziale l'apporto del mondo dell'associazionismo nella cura e nel sostegno alle persone più fragili e alle loro famiglie. Le associazioni dei familiari e dei volontari in questo campo hanno saputo creare realtà meravigliose e spesso all'avanguardia in Italia. Hanno dato voce ai bisogni delle persone che non hanno voce, hanno stimolato e affiancato la politica e per il nostro Paese è fondamentale riconoscerne il prezioso lavoro e appoggiarlo. Nel momento in cui taglia la spesa pubblica e la crisi economica rendono più complicato l'impegno sociale, la collaborazione tra le amministrazioni a livello centrale e locale e le associazioni è una risorsa a cui non si può rinunciare e che può fare realmente la differenza. Fin dall'inizio del mio mandato come sottosegretario, come saprete, ho dedicato molta attenzione alle problematiche umane, etiche e sociali legate alla presa in carico dei pazienti portatori di disabilità gravi, perseguendo politiche che mettessero al centro dell'attenzione la persona, i suoi bisogni e le sue difficoltà e che dessero voce ai familiari che ogni giorno dedicano loro amorevoli cure. Il lavoro che ho intrapreso quando ero al governo è andato proprio in questa direzione, stabilendo sinergie fra le istituzioni, il mondo delle associazioni e le famiglie dei disabili. Frutto di questa collaborazione è iniziata nel 2008 con la pubblicazione del libro bianco sugli stati vegetativi di minima coscienza e rappresentato dalle linee guida sugli stati vegetativi di minima coscienza emanate dopo un lungo e talvolta difficile lavoro, con grande soddisfazione. Con l'accordo stipulato in conferenza unificata tra governo, regioni e autonomie locali, non solo si è definito uno specifico percorso assistenziale, ma per la prima volta si è riconosciuto nello stesso testo dell'accordo il ruolo delle associazioni dei familiari, sancendo l'impegno di promuovere adeguate forme di consultazione con le stesse. Si tratta di una efficace rapporto di collaborazione e di scambio tra associazionismo e istituzioni che, nell'ottica della sussidiarietà, credo possa diventare un modello innovativo per governare la
complessità che caratterizza il sistema sanitario nazionale anche in questo settore. Mi auguro che il prossimo passo per l'associazione sarà riuscire a stabilire una modalità di collaborazione con le amministrazioni locali per attuare pienamente l'accordo Stato-Regione stipulato e per monitorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi regionali, la loro capacità di attuare le linee guida e di disegnare un percorso a misura dei bisogni delle persone in stato vegetativo e delle loro famiglie. Ringraziando per il suo gentile invito, voglio ancora felicitarvi una volta per l'iniziativa e porgere a tutti voi i miei saluti più cordiali, insieme all'augurio di continuare nel vostro impegno e di raggiungere i vostri obiettivi con pieno successo. Allora chiamo il professor Pessina, ordinario di filosofia morale all'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano.